c'è? Maschio o femmina? Maschio romano. Maschio, detto così, mi dà... Maschio romano, romano de Roma? Via della Magliana. Via della Magliana, non mi dare speranze, ti prego, non mi dare speranze, perché questo è un indizio che potrebbe poi deludermi se non portasse dove voglio io. Il suo indirizzo, quindi? Più o meno, anche se da quelle parti sono tutti convinti che sia di Beirut, figurati. Ah, no, no, non mi dire che mi hai fatto questo regalo. Finalmente un bel figo, devo dire. Non finalmente, nel senso qualcuno l'abbiamo avuto, però insomma, posso, guarda, non oso sperare così tanto. Voglio andare avanti e voglio che me lo dica lui, perché sarebbe veramente troppo. Fammi vedere prima la clip. Chiedere a un critico d'arte un collegamento fra una faccia come questa e una scultura può far pensare a cose che sono state realizzate nell'arte italiana, e penso in particolare alle sculture del pollaiuolo. Io stento a crederlo che voi mi abbiate fatto un regalo del genere, però siccome non ci voglio credere, come a Babbo Natale, voglio che me lo dica lui. Fai un passo avanti? È lui. Ah, finalmente, ragazzi. Buonasera. Francesco Montanari, molto bene. Già il libanese. Già il libanese. Il mio preferito. Addirittura. Della banda della Magliana. Mi posso finalmente vendicare. Lei fa quello che fa nel film, anche nella vita, spero. Dipende, dipende. Beh, perché qua mi potrebbe servire. O lei potrebbe, possiamo darci il tu. Ci mancherebbe, o ti potrebbe servire. Ti potrebbe servire. Grazie, ragazzi, una volta tanto. La presentazione la fanno due mie assistenti, che sono Carla Bruni o la Ferilli, vediamo chi c'è. Mi sta da chiedere che cacchio c'è sta a fa Sabrina Ferilli qua stasera. Ma io sono venuta per presentare sto collega mio, Francesco Montanari, che è un attore, sto grosso attore che fa banda da Magliana, e questa serie di telefilm molto belli che si ambientano alla Magliana. No, fa romanzo criminale, no, a banda da... Mi sei intorcinato il cervello, romanzo criminale. Insomma, a me mi piace tanto sto Francesco Montanari, perché è un pochino come me, me ce riverbero tutta quanta, mi fa pure un po' sesso. In che senso? O sapete qual è il segreto mio? A semplicità! Io sono semplice. Io quando mi sono mangiata un piatto di bucatini alla matriciana e un polletto allo spiedo, due salsicce ripassate in padella con le olivette e una cipollina e cozze con la Nutella, è a morte sua! Francesco Montanari ad Alba all'Oscuro, meno male che mi sono vestita con i tacchi, sono contenta che per una volta, beh, complimenti per questo successo pazzesco. Grazie, grazie. Della banda della Magliana, che sembra che sia ancora più bella di quella cinematografica, dicono tutti. Beh, più lunga, prima, più dettagliata, una serie, quindi 22 puntate. Allora, vuoi leggere e firmare? Come no? Mio caro Francesco? Io sottoscritto, Francesco Montanari, pienamente capace di intendere e di volere, dichiaro sul mio onore, diritto, che risponderò sinceramente in maniera compiuta solo e soltanto alle domande del programma Alba all'Oscuro, racchiuse nelle buste di fronte a me. Benissimo, le domande le leggo io, tu devi firmare. Sì. Io mi auguro che poi, se le domande non ti piacciono, tu vada in regia, prendi Sabelli, gli farebbe quello che gli farebbe il libanese. È morto il libanese. È la prima puntata. Però insomma, il libanese ha lasciato un grande ricordo, anche perché ogni tanto lo rivediamo con qualche flashback. Allora, sì, questa, voglio questa. No, ragazzi, non voglio questa. La di questa la rimetto, la leggo dopo. Non ho abbastanza confidenza, scusami, Perché no, guarda, a casa hanno visto forse che domanda era. Meno male, guarda, perché quando saremo poi in confidenza te lo chiedo, ma anche dopo magari, va bene. Allora, Rocco Siffredi ha detto che ti farebbe recitare volentieri con lui in un suo film. Sì. Ti piacerebbe? Tu hai mai fatto nella tua vita... Ragazzi, veramente siete dei disgraziati, delinquenti, altro che la banda della Magliana. Voi siete la vera banda della Magliana. La banda dell'Amapola. Hai mai fatto qualche filmino? Ovviamente intendo in quel genere. In quel senso. No, sì. Non l'ho mai fatto, devo dire. Neanche personale? No, sinceramente. Niente? No. Neanche una no, foto? Riprendermi non mi aggrada. No. Sono più concentrato sull'atto, ecco. Ah, però, tu sei uno di quelli che i film... neanche guardarli?
No, quello sì, ho visti tanti. Perché, vabbè, cioè ti ispiri ogni tanto. Quindi, certo, quindi Rocco è un tuo, una tua... Rocco, io sono stato molto lusingato quando mi ha cercato, però purtroppo credo, mi manca la materia perché... prima e quindi non potevo. Beh, però insomma, essere Rocco è come, insomma, che si può dire, è come se ti chiamasse a giocare Mourinho. Esatto, sì. Voglio dire la stessa cosa, come mi piace già questa intervista. Mi sento veramente, mi avete riportato indietro quasi, non sono... indietro di 10 anni rispetto alla menopausa che sta per sopraggiungere. Allora vediamo che, perché ridete alla parola menopausa? C'è poco da ridere, De Andrés. Allora, tu hai mai pagato nella tua vita una donna? Sì, sì. Meno male, viva la sincerità. Oh, sì, viva sì. Dio. Quante volte? Spesso? Beh, ma perché ti piaceva lei o perché... Rosso, rossissimo, contrasta molto col tavolo, però ci sì, sono rosso, no, è che è il faro, pochino, il faccato. Sì, sì. No, lei, perché in realtà sono loro, quindi capito, non è lei. No, ah, no. Più di una, sì, sì, ma più perché un uomo sceglie di pagare? Perché, boh, curiosità. Curiosità? Sì, poi no, in realtà, devo dire la verità, perché? Perché nella fase adolescenziale mi interessava misurarmi e quindi magari dar piacere a una donna a pagamento era più difficile. Nella mia psicologia strana. Ah, tu facevi questo? Sì. Oh, ragazzi, se a lui è fatto così, dico la verità, c'è poco, siete è stata proprio, una fase. Guarda come si sono inalberati tutti, anche le donne. È strano però che voi donne. Invece dovrebbe essere una cosa piacevole. A me questo è molto interessante, me lo rende sempre più interessante quest'uomo, questo caro Francesco. Allora, c'è un'attrice alle quali proprio non resisti? C'è una che quando te la trovi davanti... Da proprio, uomo proprio. Anche se non te la trovi davanti. C'è una che magari quando vai al cinema non ti fa... Proprio... Beh, ci ho avuto varie fasi. Adesso, ultimamente, Megan Fox, diciamo. Megan Fox, e prima? Ma da bambino... Non lo so. Ah, Cameron Diaz, quando uscì tutti da i pazzi bambino, per, quando Cameron uscì Diaz. Tutti i pazzi per Mary, io giuro. Giravo con la foto di Cameron Diaz dentro il portafoglio. Cioè, tu ti rendi conto che dire che da bambino ti piaceva Cameron Diaz equivale a dire che, vabbè, lasciamo perdere. Era già giovane quando io ero già vecchia, era capito? Già... Questo è il sopporto. Vabbè, dai, tralascia, per favore. Grazie. Questo è un argomento di cui preferisco non parlare. Ti piacciono le donne rifatte? Sì, devo dire, io non ho pregiudizi. Assolutamente. Penso che dipende come sei armonico. Fatte. Chiaro. Assolutamente, sì, sì. E sono perfettamente d'accordo, basta non diventare un pupazzo. No, esatto. Allora giriamo le domande, vediamo. Tutte sulle donne, e perché Sabelli è un maniaco sessuale, ah, capito? Posta, e poi sono gli ultimi colpi, capito? Ah, okay. Vedi che effetto fanno gli ultimi colpi, non solo a lui, pensa a lui che si... Questo poi si scarica solo sulle domande, non ha bunghe bunghe o robe di questo genere. Senti, chi è il miglior attore italiano di sempre? Gian Maria Volonté. Ah sì? Sì, sì. E in sì. particolare in quale film? Ma guarda, io vabbè, amo Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, però... Immaginavo. Giordano Bruno anche, o... Sacco e Vanzetti, insomma vabbè. Ma secondo me perché? Perché lui ha unito il suo grande talento con la sua grande... Il suo grande talento d'attore con la sua grande, come dire, ideologia... No, ideologia, idea forte politica di vita. E quindi i film quindi sono stati sempre scelti su queste basi. Sì, ha trasformato il suo ideale di umano e l'ha fatto coincidere con l'ideale di professionista, quindi credo che è quello, perché noi facciamo un lavoro di comunicazione come il tuo del resto, quindi credo che quando si ha la possibilità di poter far coincidere questi due piani, come uomo e come professionista... Beh, però è un po' recitare se stessi in questo caso, no? No, no, assolutamente. No, perché lui c'ha la spinta. Però poi ho capito che cosa vuoi dire, è una cosa profondamente diversa, in effetti. Senti, allora, nella perversione Sabelli, Fioretti e compagnia sono andati in giro con una fotografia per sapere la gente in quale ruolo ti vedrebbe. Vediamo che cosa hanno detto. Mamma mia. Secondo lei, quest'uomo con questa faccia qui, che cosa potrebbe fare? Il tronista. Potrebbe fare un infiltrato. Potrebbe fare il giudice? No. Potrebbe fare, sì, anche il poliziotto. Professore di lettere antiche? No. Il capo della banda della Magliana? No. Potrebbe fare anche il buono. Quindi ha la faccia da buono o da cattivo? Da buono. Ma
sarà contento il regista dice ammazza come ci ho preso. Ma tu in che ruolo ti senti più a tuo agio? Ma non ho preferenze, no. Però questo ti è piaciuto? No, molto divertentissimo, scherzi. La conoscevi già bene la storia della banda Magliani? Sì, di cronaca, però non ne avevo mai approfondito. Ah, ho sbagliato. Sai perché no? Perché sì, vabbè, sì. Solito discorso. È solito. Le frustrazioni dei miei compagni di lavoro fanno sì che facciano scattare questo bip nei miei confronti. Allora, andiamo avanti. Donna, ragazzi, ma innanzitutto dovrebbe essere mio figlio, lo sapete? Io leggo la domanda e tu vedi di darmi una risposta. Io rispondo, sì, assolutamente. Me la daresti una bottarella? Non ci credo, c'è scritto questa cosa. Capito? C'è scritto me la daresti una bottarella, io direi senza rella. Botta. Proprio. No. Ragazzi, mo sono cavoli vostri. Io ho ancora la mia grande età. Caro, vedi come giro agitata? Qua l'ormone è ripartito finalmente, grazie ragazzi, mi ritarderete sicuramente la meno quasi. Allora, anche... No, non ci è, basta. No. Ti posso dire, era quasi meglio quella di prima. Addirittura? Sì, vai, giuro. Vai. Quella di prima almeno era pruderi, qua è proprio demenza senile. Vai, vai. Allora, anche se sei un Montanari, ti piace il mare? Che gli vuoi dire? No, pensa che piglia soldi per fare questa. Lo paghino. Mi avvalgo di non rispondere, vuol dire? No. Sì. Cioè, io già hai ragione, una domanda così cretina non si risponde, allora. No, ma questo per vedere dove possiamo andare nel weekend. Ah, certo, è fatto apposta, vedi, tutto in ordine. Esatto. Vabbè, cerco di giustificare l'imbecillità altrui. Neanche questo serve, va bene. Ma lui è un attore serio, ragazzi, ha fatto anche teatro, lo chiamiamo, questo va a casa che dice una cosa vai, imbecille. Vai. No, è divertente, divertente. Per te, ma adesso capirai che per me non lo è poi così tanto. Secondo te quanti anni ho? Vabbè, cerca, ma io lo so. Cerca di non sbagliare. Perché sai, a quest'età un erroruccio e dai. Secondo me quanti anni hai? Sì. Oddio. Dai, su. Ti prego, sii buono. Vabbè, ma hai detto che tuo figlio è più grande di me. Sì. Però dimentichiamo questa cosa. Dimentichiamo che questa cosa, so. Anche perché sai, io avevo attività, ho cominciato molto più presto. 40, dai. Io non so perché lavoro con questi ignoranti, ma sento di avere un futuro nel cinema. Grazie caro, una signora non si chiede mai l'età, comunque ne ho 50 a luglio. Ha detto. Ha preteso l'applauso questa cosa. Capisci? Va bene, insomma, andiamo avanti, peschiamo. Scusami. Dimmi, vai. Ti piace il sesso autoprodotto? Lo trovo meno divertente. Sì, assolutamente meno divertente. Ma io ho una domanda, ma com'è tutte queste domande sul sesso? Perché dai niente. Perché lui sul sesso autoprodotto ne sa qualcosa da sempre. Quindi voleva confrontare le risposte. Capito, sì. E allora cercano di capire, sai come quando quello che ha problemi cerca sempre di fare domande agli altri? Perché certo. È un transfer psicanalitico, psicologico, insomma. I giudici sono tutti comunisti? Assolutamente no. Penso sia una frase qualunquista e non credo che ci sia bisogno di rispondere a questa. Sono prima persone, quindi era meglio quella di prima. Era meglio quella di prima. Meglio Mario, il sesso Mario Monti. Ora ho capito perché solo sul sesso, capisci? Capisci perché quando lo so. Giusto. Sei stato il libanese in Romanzo criminale. Non eri troppo simpatico per essere uno spietato, aggiungo io, assassino. Come personaggio io Francesco? Questo non lo so, dovrebbero chiarircelo loro. Diciamo nella vita, perché tu hai una faccia che evidentemente non risulta una faccia di uno che può essere un criminale. Ma è troppo simile, non lo so, io faccio l'attore. E quindi hai fatto... Ci ho provato e pare sia andato bene, così. Non lo so, quindi... troppo simpatico.
Beh, sì, ma anche perché chi l'ha detto che gli assassini che sono simpatico, soprattutto. No, ma che primo che tu sei simpatico è che gli assassini in certi casi, per infatti. Esempio, se uno uccidesse Sabelli, per esempio, potresti dirgli che non è simpatico. Allora, tu conosci Brignano, uno straordinario comico, tra l'altro lanciato oltre che lui non si ricorda, ma anche da Macao, che si immagina per un momento di essere te. Vogliamo vedere cosa dice Brignano, dai, se vai. Fossi Montanari. Curiosissimo. Se io fossi Francesco Montanari, banda della Magliana, credo che sia il protagonista, cioè colui che poi muore per primo, io direi nella prossima edizione, perché è andato veramente bene, andrà benissimo ancora una volta, di ridere un pochettino di più a tutti i protagonisti. Ridere un pochettino, che sicuramente anche i più cattivi del mondo un momento nella vita se la fanno una risata, sicuro. Beh, questo è un giusto suggerimento. Provi. No, condivido, però rilancio dicendo che le scene in cui ridevamo non l'hanno messe. Ah, le hanno tagliate? No, non è che le hanno tagliate, è che non abbiamo girate, perché tu stai raccontando una fiction e non la vita vera. Vorresti avere una storia con Daniela Santanché? Decisamente no. Non aggiungo altre domande perché potrei sembrare faziosa, quindi vado avanti. Ruby è una gran gnocca o una sguincia di periferia? Beh, qui apriamo dei capitoli poi su questo argomento. Apriamo questi capitoli. Apriamone uno, poi magari senza fare. Ruby è una gran gnocca o una sguincia di periferia? Non lo so, io non giudico Ruby, diciamo, ecco. E chi giudichi? Coloro che hanno avuto a che fare con Ruby. Chiediamo a Mubarak, perché è suo nipote, quindi esatto. Ce lo potrà dire lui sicuramente. Che adesso c'ha però i suoi problemi, insomma, non è il momento. No, non è, non è il momento di disturbare non è Mubarak. Mubarak. Allora, l'attore di fiction è un attore di serie B? Assolutamente no, io credo che la fiction non è, cioè non è la fiction come... Era come prima. Definizione un po' prima se c'era una serie B o una serie A, no, però... no, anzi il mezzo di comunicazione, il problema è come viene fatta la fiction. Se la fiction la si fa onestamente in maniera professionale è un prodotto di altissima qualità, come lo è il cinema e come lo è il teatro, e tra l'altro è il primo mezzo di comunicazione che arriva nelle case rispetto al cinema e al teatro. E in teatro qual è la cosa che ti è piaciuto di più fare? La cosa che mi è piaciuto di più fare paradossalmente è stato Mastro di Interrogantino, che è stato poi la cosa per cui ho deciso di fare l'attore. Facevo la seconda media, ero piccolissimo. Ma tu pensa? Sì, ma era una recita scolastica. E lì ho detto, mi sono talmente tanto divertito che voglio farlo tutta la vita. Io facevo Oscar Wilde, pensa. Ma l'importanza dai. Di essere onesto, facevo Cecilia Cherdu. Veramente? Anch'io attrice giovane, perché all'epoca. Poi ho fatto l'uomo, tiravo dei grandissimi cazzotti a quelli che facevano... hai capito? Allora, abbiamo... nei panni di una bionda facevo. Senti, pensi che la mia carriera televisiva sia agli sgoccioli? Beh, no, voglio dire. Fai un programma che si chiama Alba all'oscuro, dove vengono milioni di ospiti, io penso di no. E beccatevi questa. Va bene? Oh... Senti, allora, questa lettera gialla, sì. Che come vedi è un espresso questa volta, non è una lettera come tutte le altre, è destinata a chi ti pare. Ah, perfetto. Quindi... Allora, a chi la mandiamo? Scrivi, vai. Io prendo, faccio. Vai, caro Pietro Ricca. Perché a lui? Milano Libera. Conoscete? Sì. Perché io voglio dirgli che lo sostengo. Mi piace molto il suo modo di, in questa situazione sociale, divulgare il suo diritto alla cittadinanza libera. E che se avesse bisogno di qualsiasi cosa io lo appoggio. Vogliamo spiegare agli amici a casa chi è Pietro Ricca? Ricca è un... non so se poi è diventato giornalista, io questo non lo so, perché io lo vedo tramite YouTube e basta, ed è un cittadino che va molto informato su tutte le ultime evoluzioni, ma da 20 anni a questa parte, sulla nostra situazione sociale, politica,
sociologica e va ad affrontare direttamente con camera alla mano, in maniera che alle volte viene presa come arroganza, ma in realtà io poi l'ho studiato molto, per questo mi sto esponendo così, perché credo che non sia tanto arroganza quando... Il popolo quando manifesta è arrogante. No, appunto, pretende i propri diritti, quindi è un misto tra informazione e non, e volontà di non farsi più prendere in giro. Va bene. E quindi caro, io lo sostengo assolutamente. Caro Pietro Ricca. Io, Francesco Montanari, che insomma, magari lui non sa neanche. Con Montanari. In quanto appunto cittadino, vorrei darti assolutamente, lasciamo stare tanto. Vorrei darti il mio sostegno. Il mio sostegno. E come attore. Come attore. L'appoggio che meriti. Con rispetto. Con rispetto. Mettiamo con rispetto. Termine inusuale. Non mi è mai capitato qualcuno che parlasse così in una lettera. Ha detto. Vabbè, magari non so chi l'ha. No, è bello con rispetto, sai, è molto bello. Perché il rispetto si dà a chi se lo merita, no? Certo, assolutamente. Con rispetto. Francesco Montanari, vabbè, quello che Francesco. Bene. Allora, mettiamo per tutte le altre destinazioni. Io ti ringrazio tantissimo, spero che tu ti sia divertito. Grazie, sì, assolutamente. E grazie ancora di essere stato. Poi voglio vedere altre cose, anche da vivo, da morto, ma insomma, sì, nel senso, ovviamente, di fiction parlando, film, teatro e altre cose. Allora, Francesco, in una serie così di successo, non ti è seccato di pensare alla seconda serie? Ma pensa che io avrei levato anche i flashback della seconda. No. Giù. No. Maschio o femmina? Maschio, molto piacente. Oh, piacente, era ora. Che cosa fa? Viaggia. Beh, se viaggia non capisco perché qua. Sai com'è? Natale è passato. Natale è passato, cos'è Babbo Natale? Ma oggi sei più cattivo del solito, vabbè. Hai una clip per aiutarmi? Certo, certo, eccola. Okama poi. Otoko no hito. So fun. Ragazzi, ma veramente siete... Ma è chiaro che voi lo fate apposta. Vado avanti? Dai, fai un passo avanti. Oddio. Molto piacere. Beh, questo... Massimo Ghini, attore. Massimo Ghini in arte, Massimo Ghini. Io la ringrazio moltissimo di essere con noi. Anche io. Lei è uno dei miei attori preferiti. Anche lei. E vuole vedere che cosa dice la mia assistente. Io ho due assistenti. Beh, Carla allora. Bruni e una certa Ferilli, che forse lei conosce. Discretamente. Discretamente. Carla Bruni no, però. No. Vediamo chi le tocca. Piacerebbe. Andiamo. Ma che devo presentare? Massimo Ghini. Ma quello come mio fratello, abbiamo lavorato tanto assieme, sto grosso attore che te posi. Gli darei mozzi con testa, quanto è simpatico. C'ha lo stesso segreto del successo mio. O sai qual è il segreto del successo mio? La semplicità. Io sono semplice. Per me la semplicità, come per Massimo Ghini, è un punto d'arrivo, che uno nasce molto complicato, intorcinato nel cervello. Via via che va avanti nella vita, te sfronni, diventi semplice e mori, purtroppo. Massimo Ghini ad Alba all'Oscuro. Beh, grazie di essere con noi. Devo dire che gli anni ti donano, eh? Mi migliori. Beh, ti ringrazio, per noi uomini è importante. Che senti, io prima, sta bene anche per noi donne, senti, io prima ti stavo dicendo, prima un attimo, durante la scheda, guarda che le domande sono di Sabelli, ma tu invece c'hai il vizio di Sabelli, cioè sei allenato con Sabelli. Beh, ultimamente siamo incrociati parecchie volte. Quindi non avrai novità. Senti, no.
No. Tu davanti a te hai un contratto che non è uno dei soliti contratti che sei abituato a firmare, ma devi leggere ad alta voce e puoi firmarlo. Allora, quando vediamo i contratti... E guardali bene, sì. Alba, lo scuro contratto. Io sottoscritto, Massimo Ghini, pienamente capace di intendere e di volere, dichiaro sul mio onore che risponderò sinceramente e in maniera compiuta solo e soltanto alle domande di Alba lo scuro. Del programma Alba lo scuro. Non è che non voglio racchiuse nelle buste di fronte. Perché loro hanno paura che io ci metta del mio. Ogni tanto lo faccio, allora loro mi vogliono cassare. Però se tu ci metti del tuo, io mi devo rifiutare. Vedi tu, vedi tu, loro mi tarpano le ali perché io ho un talento straordinario molto superiore a quello di Isabelli che percepisce molti soldi per questo. Cacchio ridete, insomma, è un pubblico veramente poco dalla mia parte, pazienza. Dimmi. Passiamo alla prima domanda. Hai avuto tante donne nel mondo dello spettacolo, perché non hai mai pensato a me? No, sei tu che non hai pensato a me, questa è la differenza. Sei sicuro? Porca miseria. Eravamo tutti, come dire, ai tuoi piedi che ti ronzavamo intorno. Questo passato remoto. Beh, nel senso eravamo perché era il periodo che tu sei arrivata a Roma. Io ancora me lo ricordo quando ti ho visto la prima volta, pensa. Che effetto ti ho fatto? Pazzesco. Ma meno male, va. Pazzesco. Adesso proprio non ce n'è più per me. Non basta, è quello, non hai fatto che trippa per gatti. Fai una domanda e quindi... Questa è di Falsabelli, ti voglio ricordare. Io non farei mai domande Fioretti. Di questo genere. Fioretti, sì. Fioretti... Sei un sindacalista degli attori, avete fatto dire... Sì, diciamolo, sono stato per tanto tempo, ma insomma rimango ancora con questa responsabilità. Tu, ecco, versione Fiommo, versione CISL. Con che sindacalista? Perché uno fa un po' fatica da immaginare i sindacati... Versione delle... CGL, nel senso che sono sempre stato un sindacalista. Ecco, ma e uno fa un po' fatica, non so, capisco che non è la stessa cosa percepire i soldi che percepisce un calciatore o magari quelli di un attore, però fa un po' impressione alla gente, gli attori hanno un sindacato, che devono perché quelli, diciamo, famosi che si possono permettere un certo tipo di vita e di tono di vita, noi ne sappiamo qualche cosa, non sono tanti rispetto a una categoria che è composta di tanti bravissimi professionisti, uomini e donne, che... faticano da sempre, che non guadagnano le cifre che la gente si può immaginare e che forse in questo momento faticano ancora. Quanto guadagna un attore di teatro, diciamo, normale, normale che deve, non quotato, insomma, uno che non fa cartellone ma che lavora... Dovrei non rispondere a questa domanda, però insomma è una domanda tecnica, poco. Veramente poco, quindi non si può considerare categoria privilegiata, quindi no, è giusto che chi ha popolarità come te o altri... Sai, poi adesso con questa... Con quello che sta succedendo adesso, con attori e attrici, non si sa bene chi lo è veramente, no? E chi non si... tocchiamo questo tasto, che capisci? Ma non solo attori e attrici, mica solo a magari, oramai si va da tutte le categorie, che si va dalla politica anche ai dentisti, perché poi per varie ragioni, che non sono sempre le stesse, ma non c'è più nessuna categoria sicura, tutte a rischio, caro. Direi. Tutto. Allora, buttiamo giù dalla torre. Brunetta, che ha detto che lo spettacolo non è cultura e non va finanziato, o Tremonti, che ha detto che con la cultura non si mangia, chi è peggio? Ma forse credo Tremonti, anche perché Brunetta lo tiriamo giù dalla torre e non lo sente nessuno, insomma Tremonti invece magari il botto arriva. Cosa pensi delle donne che fanno ricorso alla chirurgia plastica? Stai attenta a come rispondi, perché io mi sono fatta la bocca 200 anni fa. Questo per tornare al discorso che c'è gente che occupa posti che non dovrebbe, tipo Sabelli. Ma sai che cosa penso? Diciamo che anche la mia vita è stata forse attraversata da dalla questo. Dalla chirurgia plastica? Non personalmente, da donne, ma... che hanno fatto ricorso, sì. Se ho condiviso qualche cosa, hai o affettivamente anche le plastiche? O sensualmente, significa che questa cosa non mi ha dato fastidio. Non credo che oggi sia il problema principale. Gliel'hai consigliato sempre... all'epoca? Secondo me sì. Però non, ma non è questo. Non ho dati preconcetti, io non parto mai da un preconcetto. Allora giriamo, potremmo aprire un dibattito su questo, ma lasciamo stare, c'è qualcosa di più interessante da fare. Allora, meglio il sesso senza amore o l'amore senza sesso? Sesso, poi se tu viene senza in questo amore. Momento hai una compagna, sei sposato. Ma non è tanto quello, scusa, sesso io non voglio amore. Essere ipocrita, ci sono state delle volte che sicuramente il sesso senza amore è stato bellissimo, poi le stagioni della vita ti la cambiano. La famosa botte via. Beh, succede, ma perché? Perché no?
Abbiamo grandi esempi ultimamente anche di questo, mi sembra. Ma lì parecchie bocche. Non è che dico una cosa che scandalita, anzi, no, sento una monaca di clausura. Anzi, sì, a questo punto chiunque. Detto di noi, così, ho detto. Siamo niente, tutte no, monache di clausura. Beh, insomma, anche le monache di clausura, insomma, dipende da che monaca, eh? C'è monaca e monaca. La monaca di Monza, ci è quella, quella, vedi, ai bei tempi. Allora, che rapporto c'è tra i cinepanettoni, di cui tu comunque hai fatto parte, e la cultura? Orgogliosamente. Guarda, c'è un rapporto molto segreto. E cioè? No, nel senso che... Spiegamelo. Lo spiego. A me ha fatto molto piacere sapere negli anni, adesso magari questo problema è superato, che il cinepanettone in qualche maniera ha salvato il cinema italiano. E ti spiego perché. Perché quando gli esercenti, i padroni dei cinema, che io incontravo negli anni in cui facevo un altro tipo di cinema, mi dicevano, sei tanto bravo, ma con te non famo una lira, oggi li incontro e mi abbracciano, ho capito che nel periodo di crisi vera, sostanziale, tante sale cinematografiche, cioè tanto cinema, è stato salvato dalla chiusura perché quel tipo di film Natale permetteva agli esercenti di rimanere e aperti. Questo crea frustrazioni a un attore come te? A me no. Ho sempre pensato che crea molta frustrazione a altre persone che continuano oramai in maniera molto banale. Il cinepanettone logora chi non lo fa, insomma. Poi vedo che ce ne stanno molti oramai di sì, cinepanettoni, siamo in parecchio. Ammazza, è tutto un panettone, lo mangiamo tutti il panettone. Allora, la sinistra ha chiuso definitivamente o prima o poi si riprenderà? Beh, insomma, la storia ci ha insegnato, si chiamano corsi e ricorsi storici, per cui... Oddio, se noi non perdiamo il vizio di parlarci un po' troppo addosso, di discutere sempre come delle vecchie comari, ho paura che il periodo sarà lungo. Se ci sarà forse qualcuno che... Come mai avvertiamo tutti questa sensazione che sono diventati dei bacchettoni insopportabili? Perché delle così. Peppie, si possono definire delle peppie? Io li chiamo i presidi. Allora, va bene, vediamo. La donna politica più sexy. La donna politica più sexy? Puoi scegliere... Che miseria. No, perché... Puoi scegliere dalla Minetti, che comunque faceva politica, alla Finocchiaro, alla Rosi Bindi, hai un... Ah, Nilde Iotti, no, per carità, ti puoi allargare. Stavo... C'è un... la nostra... Quella che ho sempre trovato sexy era la l'ex direttrice del Manifesto. Ah, sì, la Rangeri, Norma Rangeri, no? La storica... Questo è un segno di rimbambimento. Rossana Rossanda. La Rossanda. La Rossanda, Rossanda, sì. Che cosa ti piaceva di lei? Beh, che era... La Castellina, come la vedi? Sì, forse sto sbagliando, dico la forse Castellina. Forse la Castellina, famo tutte e due, dai. Però sempre sai che di ci dovrebbero da qualche cosa, perché le siamo ridotti proprio male. Memoria, siamo so. Ridotti male. Però mi sembrava Castellina, ecco, scusa. La Castellina mi sembrava, anche quando l'ho conosciuta, molto grande, me la ricordo, era un esempio di donna, poi di sinistra, molto sexy. Ah, all'estero forse hanno avuto qualcosa di meglio, adesso ci devo pensare pure io. Poi se queste domande fatte così di colpo, non ti viene mai in mente poi, la risposta, vabbè, poi vai a casa e dici, ma che ho detto? Allora, vediamo... Che cosa invidia Massimo Boldi? Beh, il fatto che sono 30 anni che primo nel box office, mi sarebbe piaciuto pure facendo altri film, insomma. Parlo di invidia nel senso sano, no? Cioè, se tu fai questo mestiere e hai un successo come lo ha lui, hai amato come lui. Cioè, io quando vedo i miei figli che parlano dei film di Massimo, Massimo è come Massimo se fosse una maschera, ridere, sì. Io sono un attore, come dire, amato, stimato, mi fa molto piacere, non è che mi lamento, però quello è un altro modo di concepire, come Christian, cioè diventi qualcosa di famiglia. Hai partecipato alla rissa tra i due? Cioè ne sai qualcosa? No, sono passato per lei, lui, l'altra, mi ha fatto molto ridere questa cosa, invece sono stato chiamato quando ho fatto il primo film, che era andato a Miami, era il momento della rottura tra i due. E guarda che se ne è parlato molto, capisci che significa moltissimo per la carriera di un personaggio, di personaggi, pensare che tuttora, a 5 anni e più di distanza da questa cosa, insieme? Ancora si fanno questa domanda, significa che tu hai contato molto. Certo, torneranno insieme come papà e mamma, che uno spera sempre. Mi tarpate le ali. Non posso rispondere a questa domanda.
In ogni occasione, perché dicono che bella domanda l'avessimo fatta noi, invece l'ha fatta lei, eh? Allora, hai cominciato come animatore in un villaggio turistico? Anche. Dovevo guadagnarmi i soldi perché stavo studiando all'università, facevo teatro molto impegnato con Streller, non mi facevano fare il cinema, non avevo altre possibilità. E un amico mi ha detto vieni a lavorare, quindi ho passato 3 mesi divertendomi moltissimo e guadagnando quei soldini che mi servivano per superare... Prosegue la domanda, sempre Sabelli, che ti chiede se sei il nuovo Fiorello. Pensa che io Fiorello l'ho conosciuto proprio lì, in un villaggio. Facevate gli animatori tutti e due? Io ero il responsabile dell'animazione e lui lavorava al bar. Sì. E Rosario l'ha raccontata questa storia, mi chiese di venire a far parte della... E la prima cosa che fece fu parte del balletto, che noi facevamo le prove di notte, ed è di legno, lo sa benissimo, li vediamo sempre tutti e due. Questo successe a Brugolo in Sicilia, te lo posso dire. Quanti perché... Quanti anni fa? Qualche secolo fa, eravamo veramente ragazzi. Bellissima 80, esperienza, 80. Io me la ricordo una bellissima esperienza perché per esempio è una cosa che mi è servita ad avere un rapporto diretto col pubblico, prendevo il microfono e parlavo 3 ore davanti a 1000 persone. Tutti noi che abbiamo fatto serate con gente, io mi ricordo lattine di Coca-Cola in testa, le notti di Capodanno, o le ma uno quando fa il proprio mestiere e si guadagna onestamente il pane non è una tragedia. Ti dico, se viene un attore americano dicono accidenti che belle esperienze, no, tutti ti raccontano, faceva lavamacchine, poi è stato training... trainer, no, persone no, di qualche cosa. Anzi, guarda, c'è troppa gente che come a me dire... mi hanno bocciato all'accademia. Io volevo fare l'accademia, ma non bocciato. L'hai fatta. E poi mi ha preso Streller 6 mesi dopo. E per campare mi ho voleva fatto Streller, c'era anche il titolo di un, c'era un titolo che era così. Senti, messo alle strette, preferiresti proprio pistola alla tempia? Che capita, no? Può capitare nella vita. Preferiresti mai dire mai corrompere o essere corrotto? Essere corrotto è più bello. Anche perché si guadagna qualcosa. Certo, perché no? Senti, un tuo amico si è messo nei tuoi panni e dice se fossi Massimo Ghigni. Se io fossi Massimo Ghigni sicuramente oltre all'attore farei anche il giornalista sportivo. Ti ricordi Massimo quando mi hai costretto a montare una parabola sul tetto di un albergo a Sofia per vedere la partita della Roma e scrivere il tuo articolo per la Gazzetta dello Sport? Una passione insana, Questa è una cosa bellissima perché arrivammo, ci aggiungo una storia alla storia. Sì. Marco Alfieri, mio carissimo amico, importante organizzatore cinematografico, eravamo a Sofia e io in quel periodo scrivevo per la Gazzetta dello Sport, quindi mi ero trovato pure la motivazione giusta, ho detto io devo vedere certo, la partita. Mica posso perdere e quindi tempo. Condizionati questi montammo questa parabola e poi ogni domenica... Lui stava come Fantozzi sul beh, tetto. Beh, guarda, poco ci è mancato, poco ci è mancato... La cosa venne risolta da un tecnico bulgaro che arrivò lì e disse... E i bulgari sanno sempre aggiustare le antenne. Con una bella roba taroccata, insomma ci ha messo in condizione di vedere la partita e tutti venivano da me a vedere la partita. Poi un giorno, eravamo da Sofia in un'altra città, non si vedeva la partita, eravamo disperati, è arrivato uno, ha detto risolto io, ci ha portato gli studi della televisione bulgara. Siamo entrati, tutti monitor, in una regia, non si vedeva... A un certo punto questo guardia ci penso io, ha staccato un cavo, l'ha inserito un altro ed è apparso la partita. Io a un certo punto ho detto all'intervallo, dico, ma scusami, come facciamo a vederla? Cioè, no, guarda noi collegato, cose... Ma gli ho detto, non la vediamo solo noi. E mi ha spiegato che mezza città di Plovdiv, dove stavamo, stava vedendo con noi la partita. Ah, sì? Ho detto, ma si lamenteranno. Ma dice, no, a noi piace molto calcio italiano. Perché i tecnici bulgari sono quelli che ti aggiustano meglio tutto quanto. Assolutamente. Ad aggiustare le parabole, le cose che sono più interessate, insomma. Allora, vediamo un po'. Tre aggettivi per Silvio Berlusconi. Tre aggettivi? Provocatorio, intelligente, e straziante. Giriamo le domande, vediamo un po'. Senti, che cosa pensi di un attore che passa da Bertolucci... Lizzani a Erosi a Natale in Sudafrica? Che può essere in parte fortunato e in parte talentuoso. Ognuno sceglie quello che vuole. È più fortunato uno che lavora con Bertolucci, con Lizzani, con Rosi o che fa Natale in Sudafrica? È fortunato chi lavora, e già quello mi sembra importante. È meno fortunato se sta in Italia, perché l'Italia è un paese che questo non lo accetta.
Oggi mi salvo, ci salviamo perché un attore come Bob De Niro fa il panettone americano e dimostra che un attore è un attore e decide di fare quello che gli va di fare. Non è che un attore vuole prendere anche lui... No, ti dico, non è una scelta economica anche per De Niro, immagino che non gli abbiano dato, guarda, pochi soldi a De Niro. Io so che tutti pensano questo, pensa che il ragionamento legato al, no, al film di Natale... No, io lo dico perché lo penserebbero in tanti, no? Guarda che il ragionamento legato al film di Natale è molto più sulla valutazione della tua immagine che non proprio sull'economia cioè, personale. Cioè il fatto che molta gente vedrà, fruirà di questo film. Io guadagno molto di più facendo la televisione, lo dico a tutti. Accidenti, questa per me è una notizia da, perché la scelta, da Malox. Perché per me la scelta è stata fortemente provocatoria continuando a fare un altro cinema. Io fiction, non voglio avere nessuna fiction etichetta. O televisione? Fiction. Fiction. Assolutamente. Di cui vai fiero comunque. Vado fiero? Io sono diventato un attore popolare quando una signora mi ha fermato per strada e mi ha detto ma lei dopo tipo Papa Giovanni o primo successo mi ha detto ma lei tutti questi anni dov'era? Io avevo girato già, ho girato oggi 70 fa film. Fa incazzare questo? Che sia no, mi ha fatto pensare. Perché la popolarità di tutti quanti noi che siamo, diciamo, popolari, è passata attraverso la televisione. Io all'epoca, quando questa signora mi fece questa domanda, avevo fatto 45 film e mi sono chiesto che cosa ho fatto. Mi sembra che stia cantando, perché questa è musica per le mie orecchie. Certo, perché ti ho detto, abbiamo vissuto per troppo tempo in un ambiente chiuso con la lavagnetta dei buoni e dei cattivi. Io sono molto cattivo e sono molto buono. Bene, ma tu lo sai che io per esempio sono stata scoperta in televisione tantissimi anni fa con Galassia 2 da Gianni Boncompagni, che però oggi dice se fosse Massimo Ghini basta! Dunque, io non sono informato sul... perché non vado al cinema, non per altro. L'ultimo film che ho visto è Lo Squalo 2, quindi non sono... Però ho capito chi è un attore. Io, fossi lui, farei il missionario. Andrei in Africa a fare il missionario. Credo che sarebbe non molto meglio, però insomma, sicuramente più utile, ecco. Sicuramente. Va bene così. Grazie. E cassa dove è la cassa? La cassa? Ah, di là, va bene. L'unica cosa che c'è stato... Siamo in parecchi che dovremmo andare in Africa, credo. Ci sarebbe una lunga fila. Sì, però... Pienone. Ma tu ci sei andato a fare Io ci sono andato, ci vado spesso. Quanto ci sei stato in Africa per questo film? Ma pensa, io sono legato a tante storie dell'Africa. Quella che mi piace, poi un giorno ve la farò vedere, nel senso che qui non è mai stata conosciuta di più. Quindi ho dato all'Africa. Allora, andiamo avanti. Mi incuriosirebbe. Quanto gay c'è in te? Ah, tantissimo. Dammi una percentuale. Secondo me alcune volte è il 70, altre volte è il 30, dipende. Sì, sì. Beh, io faccio l'attore. Ma quando l'hai scoperta questa parte gay? Ma secondo me da sempre. Non ho mai negato. Io l'hai mai messa in atto? No, certo è il fatto di mettere in atto. Un po' di non avrei curiosità. Nemmeno. Guarda, io non avrei per come sono nessuna difficoltà. Perché no, cioè, che cos'è? Commettere un delitto essere gay? Assolutamente no. Anzi. Allora non avrei nessuna remora. No, ti parlo come tipo di atteggiamento. Io so di mettermi in contatto, come dire, di avere dei rapporti, di avere delle amicizie, di avere degli amori che sono, come dire, di natura omosessuale, nell'accezione migliore della parola. Poi... Con chi hai avuto un amore omosessuale, per esempio? Anche solo psicologicamente, si dice che tanti attori anche abbiano avuto... Insomma, io penso che con tutti quelli che sono stati i miei amici della mia vita... C'è un rapporto... Ma c'è, ma nel senso che l'omosessualità è il fatto di condividere passioni, affetto, certo. Gelosia. Perché? Perché uno si deve vergognare? Poi sono uno che si è rovinato e si è reso meravigliosa contemporaneamente la vita amando delle donne straordinarie, essendo fortunato perché amo una donna meravigliosa. C'è qualcuno che ti figli. Ha rovinato la vita in particolare? Beh, ma pensa che se non ci avessi la possibilità di dirti questo, che brutto libro c'è sulla stata mia una, vita c'è stata che potrei una scrivere. Ma c'è stata una donna in particolare che ti ha... Beh, ma ci sono state che hai detto maledetto il giorno che ti quelle ho incontrato. Quelle che hai amato e non ti hanno riamato, quelle che ti hanno rifiutato, quelle per cui hai sofferto. Perché è sempre bello soffrire in amore?
Beh, perché... Era una domanda personale, volevo saperlo, perché tutti amiamo ciò che non riusciamo ad avere. Per esempio, io lo spazio per parlare. Allora, a questo punto io giro, anzi questa volta mi fermo qua, a casaccio. Sei comunista, veterocomunista, postcomunista. Tutti e tre. In realtà. Più vetero, più comunista o più post? Coerente. Guarda, ma ci sono ancora i comunisti? Mi ricordo due li ho visti passare una volta vicino a Genova. Ma siamo comunisti? Ma il concetto di comunista in Italia è un po' confuso. Ma perché... il problema, sai che oramai è diventato, cioè è tutto usato in maniera... totalmente perché il comunismo è stato una grande... Noi abbiamo creduto, come tutti, io quando ero ragazzino, come tanti della mia generazione, per me essere associato a quell'idea era essere associato in una idea di libertà. Crescendo capito che c'erano delle dimensioni di contrasto enorme su questa storia, ma l'idea di pensare alla libertà, alla democrazia non mi è passata. Sì, ma il concetto di comunismo per certi versi viene associato a un comunismo che non è stato il nostro sostanzialmente. Ma quello che ci quindi... viene accusato, io sono comunista, dico sempre, facendo un lavoro che mi permette di guadagnare, ma essendo coerente col fatto che io pago le tasse. No, ma io parlo quello è un fatto ideologico. Dittature che non ci sono, FS, sì, ma è, come dire, è una domanda... ristretta, che vuole una risposta ristretta. Oggi no, ma... sei incoerente se non sei, non so una dire. Bella domanda, questa nuova, vabbè, lasciamo quell'altra. Tre aggettivi per Sandro Bondi. Etereo. È una poesia, è una poesia di Bondi questa, che ti sei imparato a memoria. Che te devo dire, De Bondi? Senti, la vedi questa lettera? A proposito, licenza poetica pure per te, un po' personale, perché in questo caso si tratta di una lettera che tu puoi scrivere a chi ti pare. Tu puoi scrivere a Bondi, a James Bondi, puoi scrivere a chi ti pare, veramente a tutti. Poi vediamo se ti rispondono, però, perché non abbiamo questa certezza. Io prendo sotto dittatura loro e dettatura tua, il testo che tu mi darai, mi fruirai, e poi la spediamo in attesa di risposta, sperando che ce ne sia una. A chi scriviamo? Sai che c'è, volevo scrivere ai miei figli, però ho capito che poi se spegni la risposta devi averli, ce n'ho quattro io. È complicato, perché sono magari di due mogli diverse, quindi dovresti, la mandiamo a tutti se vuoi, però come io, fatto? Io vorrei mandarla a tutti perché... E ti daranno una risposta perché comunitaria. Perché approfitto, faccio, è come scrivere faccio una lettera, il populista. È come scrivere al condominio a questo punto, quattro figli sparsi in giro. Però siccome questo è il mio grande privilegio... Il mio vero privilegio è che io posso avere, permettermi di avere quattro figli. Beato te, mi piacerebbe certo. Pure a me. Allora, dimmi un po', cari quattro figli, no? Cari quattro figli, due gemelli? Sono due gemelli che si chiamano Lorenzo e Camilla, che sono maschio e femmina. Cari quattro figli, ok. Poi c'è Leonardo e poi c'è Margherita, perché se non li dico tutti e quattro, poi torno a casa. Cari quattro figli. Vi scrivo questa mia... Con l'accento napoletano, ovviamente. Che mi viene subito vi la scrivo... sì, senti. Data che c'è stata una grande moria delle vacche. Vi scrivo questa mia... Tutto attaccato. Ricordarvi che le mie grandi assenze in realtà... Servono a potermi permettere con voi periodi di presenza. Di presenza. Spero che tutto questo però un giorno sarà vostro. No, a parte quello, che non tutto vi questo, tutto questo non vi faccia soffrire. Pecuno che fa il mestiere, papi. Tu lo sai benissimo. Papà. Pupi. Il soprannome Pupi. È non Pupi. Papi, no, papà. La più piccola ha deciso Pupi. Pupi. E quindi carino, è Pupi. Pupi.
E tutti gli altri ti chiamano Pupi? Costretti, perché Margherita mi chiama così. Certo, quello di 17 anni e mi chiama Pupi fa un po' ridere, perché ma ti chiama stadio, Pupi? Mi prende Pupi? In giro chiamandomi Pupi. Pupi, cari quattro figli, elenco fatto con precisione, vi scrivo questa mia per ricordarvi che le mie grandi assenze in realtà servono a potermi permettere con voi periodi di presenza. Sì. Spero che tutto questo non vi faccia soffrire. Firmato Pupi. Pupi. Per la città, vivono tutti a Roma? Sì, beh. Senti Massimo, io sono contentissima di averti avuto ospite in questa chiacchierata che ha dato modo stato. Forse di conoscere un lato di te che ancora non conoscevamo, il lato B o il lato A. Ma guarda che io sono contento quando si può cercare di parlare delle cose senza avere paura di dimostrare di essere chissà che, cioè rispondere oggi con sincerità è rivoluzionario. Ricordi una volta diciamo la verità è rivoluzionaria? Oggi vedo che sta succedendo questo. Cose concordo con te sulla storia dei bacchettoni, quelli là, eccetera, eccetera, due palle. Senti, grazie ancora. Grazie, no, ma adesso andiamo, usciamo insieme, non ti preoccupare, non ti abbandono, perché mi devi dire ancora un sacco di cose. Io ti devo ricordare questa storia, quella che ti stavo dicendo prima. Quando ti ho visto la prima volta...